Con noi Leonardo Di Stefano. A Canicattì si è dimesso il consigliere comunale Cesare Sciabarra. Quindi si terrà un consiglio comunale in cui ci sarà la surroga, la nomina del nuovo consigliere comunale che prende il posto del dimissionario. A Leonardo Di Stefano tocca il posto in consiglio comunale. Lo studio legale Salvaggio ha inviato una PEC al prefetto Filippo Romano, al prefetto della provincia di Agrigento, in cui vengono spiegate le motivazioni. Cosa sta però accadendo in consiglio? Stanno nominando al suo posto un altro consigliere di un'altra lista alla quale non spetta niente, perché a suo tempo i seggi a Forza Italia erano stati dati nel momento in cui nasce il Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale nasce, si forma dopo la proclamazione del sindaco vincente. Vincendo il sindaco si forma il Consiglio Comunale e si assegnano i seggi per legge e per calcolo matematico per quello che spettano. Quindi a Forza Italia i seggi li avevano dati già a prescindere. Punto. Oggi si vuole camuffare una legge, una coincidenza che Forza Italia sia il partito del sindaco, immagino, non voglio andare a pensare cattivi. E si vuole pensare di dare il seggio alla dottoressa Irene Sacheli. Mi stranizza questo comportamento, perché la regola che regola l'elezione, la surroga del candidato che si dimette, in questo caso era il candidato, il consigliere Sciabarra, eletto perché sindaco miglior perdente, il seggio dovrebbe essere assegnato, per come previsto nella circolare numero 24 del 25 novembre 2020, protocollo 14538, a un certo punto parla dell'assegnazione di se si dimette il candidato, il consigliere comunale che era stato candidato sindaco miglior perdente, e dice: il seggio vada assegnato attraverso le regole di procedura di surroga al candidato che, seguendo immediatamente l'ultimo eletto nella lista che tra quelli collegati al candidato sindaco miglior perdente, dimissionario. È più chiaro di così non si può scrivere. Ecco perché noi abbiamo scritto al prefetto, al presidente del consiglio, al segretario generale, al presidente del consiglio, al sindaco per conoscenza e a tutti i consiglieri comunali. Ascolti, io la politica la faccio, lei lo vede, spesso mi intervista. Posso continuare a fare politica anche non essere consigliere comunale, perché io mi diverto a fare politica, perché la sento, perché mi piace farla. E quindi l'essere consigliere comunale o non essere consigliere comunale per me non cambia. Io sto facendo questa battaglia, la sto facendo in prima persona, perché sono interessato e quindi ho tutti gli interessi di far prevalere i miei diritti, quindi lo devo fare io, lo devo fare per forza io. Io parto dal principio che voglio evitare l'illegalità che si sta consumando al palazzo, si sta consumando una illegalità nel giorno e nel momento in cui a Canicattì noi celebriamo la settimana della legalità. È una contraddizione enorme. Io desidero che i burocrati, i politici, i responsabili del palazzo rileggano attentamente la circolare che ho citato. Io li avevo già avvisati in maniera privata di queste cose, ma non hanno fatto orecchio da mercante, quindi hanno convocato il consiglio comunale per surrogare il consigliere Sciabarra con la dottoressa Sacheli. Li avevo avvisati che non andava bene, perché non spetta alla Sacheli il posto, non spetta a Forza Italia, perché lei era nella lista di Fratelli d'Italia. Io sono nella lista di Fratelli d'Italia, il posto serve a Fratelli d'Italia e io difenderò questo diritto del gruppo, che poi diventa un gruppo, le liste collegate a Sciabarra sono quelle, per come è nato il consiglio comunale voluto dalle leggi e dalla matematica. Quindi il consigliere Sciabarra, che appartiene al gruppo delle liste che lo hanno appoggiato, il consigliere comunale deve restare in quel gruppo. I consiglieri comunali non sono sacchi di banane che li porto dove vuoi. Il consiglio comunale è nato in quel modo e deve restare in quel modo. Vuol dire che se non presteranno attenzione a questa cosa andremo al TAR e al TAR ci diverteremo.